parliamo di economia e di lavoro e andiamo in diretta con il nostro inviato Paolo Mastino da Villa Cidro, Villa Cidro che è la sede della Keller. A te Paolo. Sì, esatto Carlo, proprio la sede della Keller, una delle poche aziende in Italia che si occupa della costruzione e ristrutturazione delle carrozze ferroviarie. 300 operai specializzati, iper specializzati che fanno questo lavoro e che hanno rischiato e tuttora rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Le frizioni con Trenitalia, quando proprio la Keller stava cercando di riprendersi da un lungo periodo di crisi, la Keller poi messa in liquidazione per evitare il fallimento, infine la speranza rappresentata dall'arrivo della Skoda che vorrebbe rilevare lo stabilimento qui di Villa Cidro che vedete alle mie spalle. Insomma, parleremo di tutti questi temi nei prossimi collegamenti, per ora è tutto, la linea torna a te. Grazie Paolo, poi ti chiederemo anche di farci vedere come lavorano gli operai della Keller e cosa producono all'interno dello stabilimento di Villa Cidro. Torniamo da Paolo Mastino in diretta da Villa Cidro. Paolo. Sì, ancora buongiorno da Villa Cidro. Carlo, parliamo oggi della Keller, la Keller Elettromeccanica, un'azienda fatta di operai iper specializzati che si occupano della costruzione e ristrutturazione di carrozze ferroviarie, un'azienda che però rischia di perdere tanti posti di lavoro. Lo chiediamo a Gianluigi Marchionni della FIOM CGIL, che è uno dei sindacalisti che segue da vicino questa vertenza. Attualmente qual è la condizione dei circa 300 operai di questa azienda? I lavoratori attualmente sono tutti quanti, la maggior parte in cassa integrazione, quelli che stanno lavorando stanno preparando la strada per un eventuale subentro della Skoda in fabbrica, però la maggior parte sono tutti fuori. Abbiamo parlato di operai iper specializzati perché fanno una cosa che in Italia non fanno in tanti. Diciamo, che lavoro, cosa accade all'interno di questa fabbrica? Allora, all'interno di questa fabbrica, qua in Sardegna, in questo territorio, si è cominciato a lavorare partendo con delle produzioni di carri ferroviari per trasporto materiali per le merci. E adesso si è lavorato con le carrozze passeggeri, che è una tipo di produzione iper specialistica, nel senso che si lavora nel settore elettrico, nel settore pneumatico, nel settore della lavorazione di un qualcosa che deve circolare, deve portare migliaia di passeggeri, quindi se non abbiamo personale specializzato per fare questo tipo di lavorazione non si capisce per quali altri tipi di lavorazioni si dovrebbe avere personale di questo tipo. Ti ringrazio. Qui c'è anche Marco Angioni della FSM CISL. I problemi sono iniziati quando la Keller stava cercando di rialzare la testa. Ci sono stati dei forti attriti con Trenitalia. Sì, i problemi sono iniziati quando la Keller si trovava in crisi di liquidità e ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un finanziamento da 15 milioni di euro che è stato poi approvato, è stato approvato dalla stessa Bruxelles, che ha detto che non erano aiuti di Stato. Da quel momento in poi, dopo che c'è stato l'ok da Bruxelles, Trenitalia è intervenuta pesantemente mandando avanti cause legali e ritirando parte di quei lavori che erano inseriti nel piano industriale di rilancio, creando chiaramente, mettendo in grossissime difficoltà nel riavvio delle attività e quindi mettendo in discussione il piano industriale stesso. Addirittura la Keller è stata poi esclusa dall'albo dei fornitori di Trenitalia, ma la cosa che voi volete ribadire è anche che questa fabbrica è in grado, può lavorare sostanzialmente con tutti i paesi del mondo. Sì, la Keller può lavorare sia per il mercato nazionale, quindi con Trenitalia, che tra l'altro la Keller lavora con la stessa già da 30 anni, ma chiaramente questa azienda, questa fabbrica e questi lavoratori hanno dimostrato altissime specialità e professionalità che ci consentono di varcare il mercato nazionale. La dimostrazione è stata che anche in una situazione del genere ha vinto una commessa per l'Egitto da 80 milioni di euro. Questo dimostra il fatto della bontà e dell'efficacia e del lavoro di questa importante realtà produttiva.
Sì, insomma, un'ottima speranza per il futuro, così come rappresenta una grande speranza la Skoda. La Skoda potrebbe rilevare gli stabilimenti qua di Villa Cidro, prenderli in affitto per 2 anni e gradualmente riassumere tutti i lavoratori, ma ancora non c'è niente di concreto. Allora parleremo di questo nei prossimi collegamenti qui da Villa Cidro con i nostri ospiti. Per ora è tutto, a te Carlo. Torniamo in diretta da Paolo Mastino, da Villa Cidro. Abbiamo sentito che la Skoda potrebbe offrire un futuro agli operai, ma qual è esattamente il piano del gruppo della Repubblica Ceca? Paolo. Sì Carlo, lo chiedo subito allora a Gianluigi Marchionni della FIOM CGL, uno dei sindacalisti che si occupa di questa avvertenza. La Skoda, il progetto della Skoda, che ancora non avete visto nei particolari, insomma, di cosa si tratta? Il progetto della Skoda sicuramente prevederà la costruzione di materiale nuovo, quindi gradatamente si dovrà lasciare il materiale revisionato, il revamping che è stato fatto, almeno così sono dalle intenzioni che ci hanno prospettato. Lavoro in affitto per 2 anni, per poi l'impegno è quello di rilevare lo stabilimento. Quello che ci auspichiamo è che ci siano tutti i presupposti perché venga seriamente a fare industria, perché in questo territorio abbiamo forte necessità di industria. Della verità, il piano industriale della Skoda ancora non l'avete mica visto? Beh, non l'abbiamo ancora visto perché i liquidatori nuovi, che sono 2, ricordiamo, che sono stati messi dall'assemblea dei soci, stanno verificando tutte le carte per poter fare poi una proposta. Noi ci auspichiamo che il piano industriale chiaramente preveda tutte le normative, tutte le questioni che ci riguardano da vicino come lavoratori metalmeccanici. Benissimo. Mauro Branca dell'RSU di Fabbrica, siete fiduciosi voi sull'arrivo della Skoda? Noi siamo fiduciosi e siamo anche coscienti del fatto che potremmo proporre a Skoda uno stabilimento valido. Skoda non arriva per caso in Keller, Skoda arriva sapendo bene i numeri, conoscendo le nostre capacità. Questo è uno stabilimento che si è sempre difeso, ha sempre saputo confermare la propria validità. Le produzioni che sono uscite da Keller sono sempre state valide sia per quantità sia per qualità. Noi siamo orgogliosi del lavoro che facciamo, siamo dei lavoratori che comunque sia vogliono stare dentro il mercato, vogliono essere orgogliosi e avere la dignità del proprio lavoro. E con l'arrivo della Skoda potreste tornare anche nell'albo di Trenitalia magari? Allora, con l'arrivo della Skoda noi comunque avremo del lavoro che porta la Skoda, però riteniamo che sia necessario, indispensabile riallacciare il rapporto con Trenitalia, perché è comunque il più grande fornitore, il più grande cliente della nazione. Perfetto, Mauro Nonnis, anche tu dell'RSU di Fabbrica, la grande speranza della Skoda, però voi l'avete già annunciato sostanzialmente su alcune cose, come ad esempio le garanzie contrattuali, il contratto nazionale, voi non siete disposti a cedere. No, anche perché noi speriamo che poi ci sia, diciamo, una contrattazione alla pari, quindi che ci permetta di ottenere del benessere sia per loro come azienda che per noi come operatore. Benissimo, vedremo allora come andrà a finire. È tutto da Villa Cidro, linea allo studio.